Vodka Jazz Club with Fabrizio Montini. Il giovedì al Back Jazz Club si suona una musica che normalmente non si ascolta sulle frequenze radiofoniche. Allora vogliamo approfittare di questo piccolo, ristretto circolo di appassionati che mi coadiuvano, mi aiutano nella ricerca delle musiche e dei temi da trattare in questo podcast tematico che trovate in streaming su Radio Godot e in podcast ovviamente sulla mia pagina Mixcloud, Back Jazz Club. Nelle nostre divagazioni sonore, un posto d'eccezione già dalla scorsa stagione lo occupa il jazz per le colonne sonore, per il commento cinematografico e televisivo. E questo grazie a un rinnovato interesse che si è sviluppato a livello internazionale per una scena jazz e musicale tutta italiana, fatta di musicisti di grandissima spessore che hanno contribuito a rendere ancora più forte l'immagine della musica italiana nel mondo. E oggi rappresenta questa una punta di diamante, un'eccellenza che viene cercata e riconosciuta dalle major hollywoodiane. Ma questa sera ci spostiamo dal grande schermo al piccolo schermo, lo facciamo con chi ci ha già accompagnato, perché appunto professionalmente e per passione iniziale si occupa di questo particolare genere musicale. Ringrazio subito Pierpaolo Di Sanctis per essere intervenuto di nuovo qui al Back Jazz Club. Grazie Fabrizio, è un piacere e un onore contribuire con questa musica alla tua trasmissione. Ci ritroviamo nella seconda delle puntate che abbiamo ideato e pensato insieme per questa stagione, e ne avremo altre, avremo anche degli ospiti che ancora non vi annunciamo, ma questa sera ne avremo uno davvero eccezionale, perché sarà tra pochi minuti al telefono con noi Sandro Brugnolini, grandissimo compositore, e non è un caso che sia ospite in questa puntata, perché parleremo proprio di jazz per la televisione. Esatto, e io comincerei il nostro viaggio con un pezzo di Franco Chiari e il suo quartetto. Franco Chiari, grandissimo vibrafonista napoletano che ha lavorato moltissimo nell'orchestra della RAI fin dal 46 con il maestro Angelini, e poi ha inciso veramente tanta musica. Dal 65 è diventato membro dell'organico principale dell'orchestra della RAI, sia come solista sia con il suo sestetto swing insieme a Baldo Maestri e Carlo Pes. E questo è uno dei dischi veramente che non esistono. Uno, sai, ascolteremo e parleremo soprattutto di dischi che non esistono stasera, perché purtroppo questa musica non era musica che veniva diffusa nei canali commerciali tradizionali, non la trovavate sullo scaffale del negozio di dischi dell'epoca. Era musica che andava direttamente agli addetti ai lavori, ai programmisti della RAI, ai programmisti della radio e della televisione, per essere sincronizzata sulle immagini di qualche documentario o di qualche trasmissione televisiva. Era musica fuori, quindi era musica fuori da ogni canone. Fino a qualche anno fa, se si voleva fare un resoconto di questa musica, si dovevano cercare dischi originali. Oggi col mercato delle ristampe siamo messi un po' meglio, però questo brano qui, in particolare di Franco Chiari, The Ontology, non esiste. Franco Chiari, Four Jazz Quartet. Thank you.
dall'incredibile borsa dei dischi che non esistono di Paolo De Sanctis, Variation for Jazz Quartet. Franco Chiari e il suo quartetto, qui siamo nel 1966. Eh sì, questo è un disco, dicevo, che non esiste perché non è mai stato ristampato, e gli originali sopravvissuti all'epoca si contano veramente, penso, sulle dita di una mano. Anche il disco che stiamo per passare, il pezzo che stiamo per passare, appartiene a un disco che non esiste. Parliamo questa volta di Luigi Zito e Vittorio Nadalin, nomi che forse più non dicono molto, ma rappresentano due assoluti fuori classe nell'ambito del jazz per la televisione italiana di quegli anni. In particolare questo pezzo che andremo a sentire è Traffico, tratto da un disco della Edifone, sul label Edifone, ed è un esempio di jazz modale pazzesco, lo sentirete. Il pezzo in particolare è guidato da un organo molto dark, molto scuro, sul quale si stagliano dei soli di vibrafono, e fa molto 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 atmosfera seconda metà degli anni 60. Luigi Zito insieme a Vittorio Nadalin, brani vari per sonorizzazione, quindi il titolo, esatto, era chiaramente qualcosa di funzionale, diciamo. Un'imbeccata per il programmista Rai che doveva cercare il commento adatto. Back at Jazz Club. Back at Jazz Club with Fabrizio Montini.
Becca Jazz Club with Fabrizio Montini. Thank you.
uno swing con un ritmo incredibile. Amedeo Tommasi, Ultime Notizie, si titolava questa traccia in questo speciale dedicato al jazz per la televisione dal 1966 agli anni 70. Sì, un pezzo tratto dall'album Telegiornale, uno dei primi dischi delle edizioni Flipper su etichetta Octopus, all'alba degli anni 70 ormai. Devo dire è veramente un disco straordinario, suonato da Amedeo Tommasi quasi tutto in quartetto, e devo dire Amedeo Tommasi credo che abbia raggiunto veramente le vette all'interno della produzione per la televisione, ed è uno dei principali animatori del jazz per la televisione italiana. Lui veniva da aver suonato con Chet Baker negli anni 60, all'alba degli anni 60, ha fatto una tournée con Chet nel periodo in cui Baker suonava in Italia. Quando poi si è trattato di portare questa musica, la musica sincopata, in televisione, è stato veramente tra i primi, insieme ad Alessandro Alessandroni e a Sandro Brugnolini, appunto. Collaborato anche con Bruno Biriaco per la televisione, una trasmissione famosissima che si chiamava Piacere Rai 1, per circa 300 puntate andata in onda. Sì. E, insomma, è stato veramente uno dei più grandi compositori di colonne sonore per i documentari televisivi, insomma, che la Rai ricordi. Assolutamente. E insieme a loro, insieme a questi tre nomi, Alessandroni, Tommasi e lo stesso Brugnolini, la spina dorsale, la backing band principale che suonava con loro, erano molto spesso i Mar 4, cioè Maurizio Maiorana al basso, Antonello Vannucchi all'organo, Carlo Pes alla chitarra e Roberto Podio alla batteria. Tutti musicisti dell'orchestra della Rai, peraltro. Tutti musicisti, quasi tutti musicisti collaboratori, alcuni interni, altri esterni, ma insomma il nucleo, il dream team dei turnisti era quello. Loro hanno veramente composto il suono, loro hanno veramente forgiato il suono delle colonne sonore e delle library in Italia in quegli anni. E grazie ad Armando Trovaglioli nel 68 esordiscono anche discograficamente a proprio nome con un album intitolato proprio I Solisti di Armando Trovaglioli. Quello è il loro primo album di library music. Da lì in poi si rendono indipendenti e vanno avanti fondando una propria etichetta, la Nelson, con la quale pubblicano una serie di dischi, almeno dovrebbero essere almeno una dozzina di dischi a proprio nome. E sentiamo Sketch, il brano Sketch, che è tratto dal primo di questi dischi e che funzionò per moltissimi anni come sigla televisiva di una nota trasmissione. Ahimè, però non ricordo il titolo. I Mar 4, Sketch, al Becca Jazz Club. Becca Jazz Club with Fabrizio Montini. Thank you.
insomma, Pierpaolo vola la tastiera Hammond qui in questo pezzo incredibile. Il grande Antonello Vannucchi all'organo Hammond, il Jimmy Smith italiano praticamente. Bene, allora jazz on TV, jazz per la televisione, e quindi allora abbiamo avuto la possibilità, e io lo ringrazio sin d'ora, di avere ospite questa sera in diretta telefonica uno dei arrangiatori e compositori italiani più celebri e a cui dobbiamo tantissimo. Do il benvenuto a Sandro Brugnolini, buonasera maestro. Buonasera a tutti quanti. Grazie di essere ospite. Parlare di jazz non è frequente, ecco, diciamo. Noi cerchiamo di trovare gli spazi adeguati. E Sandro, tu sei stato uno dei protagonisti assoluti del jazz italiano, e in particolar modo del jazz italiano portato alla televisione. E ci racconti un po' che cosa significava negli anni, all'alba degli anni 60, suonare jazz e proporlo e trovare il modo, il canale giusto per farlo arrivare al grande pubblico televisivo, perché poi il jazz era una musica, diciamo, molto più da, tra virgolette, carbonari, non era facile vivere di jazz. Effettivamente è vero, praticamente c'è stato proprio quel periodo di cui tu parlavi, e cioè in pratica la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, è stato un momento quasi magico, perché all'improvviso, grazie, io perlomeno lo racconto così come mi ricordo bene, c'è stato un film fondamentale, che è il film Ascensore per il patibolo, che è del 58 ed è con la musica di Miles Davis. Esatto. Miles Davis stava in Francia e fu, diciamo, assoldato da Louis Malle, che era il regista francese della Nouvelle Vague. Ora, la colonna sonora di questo film fu improvvisata completamente davanti al film che si svolgeva sullo schermo. È interessante, perché proprio questo film lo ha citato la scorsa puntata Enrico Rava, che è stato nostro ospite, come appunto pietra miliare, quindi mi fa piacere di ritrovare anche nelle sue parole. Allora, che è successo? Che tutti quanti i registi italiani dei documentari, io intanto stavo già facendo le musiche prevalentemente di jazz per la colonna cinematografica, che era quella che realizzava tutti quanti i documentari italiani. Io ne ho fatti le musiche di più di 300 di questi documentari. Aspetta. E la maggior parte sono di musica jazz, perché in quel momento io ero prevalentemente l'organizzatore della Modern Jazz Gang, che era l'unica orchestra organizzata con 8 elementi che in qualche modo rifacevano un po' la musica proprio di Davis. In quell'occasione dell'Ascensore per il patibolo, tutti quanti i registi cominciarono a dire: ah, ma allora, ma pure noi, visto che ha ottenuto questo successo, insomma, mettiamo il jazz nel giro dei documentari e dei film. E infatti anche il film Gli Arcangeli, di cui io sono l'autore delle musiche, che è del fine 61-62, è proprio fatto con quell'intento lì, rifacendo un po' Davis per quel poco che potevamo fare, però insomma... Beh, insomma, ve la siete cavata molto bene, perché è una colonna sonora fantastica, veramente. Ti ringrazio, a livelli... però, insomma, a noi sembrava una cosa incredibile. Molti documentari e film di quel periodo sono stati fatti direttamente improvvisando, sia pure su un tema precostituito nel 90% dei casi da me, però davanti al filmato. Fantastico. E questo è, insomma, è una cosa che poi non si è più, diciamo, realizzata. È andata avanti dal 59 al 65, ecco, diciamo. Nel frattempo, alla fine degli anni 60, cambia proprio il modo di portare la musica jazz in televisione, perché arrivano i dischi di sonorizzazione, no? La library, ecco, music. Beh, questo è un altro aspetto. È un altro aspetto interessante, perché tu anche lì sei stato uno degli animatori più forti, più importanti. Sì, è vero, perché che è successo? Che si è trasferito dal mondo
del cinema vero e proprio, appunto, i film di cui vi parlavo e i 300 documentari, poi dopo questi stessi registi, con lo sviluppo della televisione e della Rai, che finalmente insomma si occupava anche di queste cose, noi con la Model Jazz Gang abbiamo addirittura fatto, che per allora sembrava impossibile, eravamo stati ospiti dell'Approdo, che era la trasmissione culturale della Rai più importante di tutte, che si occupasse di jazz è stata una conquista da parte, devo dire, soprattutto mia, ma perché mi ero battuto per riuscirci. Alla fine dissero, beh sì, facciamolo. Alla fine si trasferì tutto in televisione, però in televisione c'erano un sacco di problemi da un punto di vista pratico, cioè non potevi mettere musiche sui filmati se queste musiche non fossero state prima registrate nella discoteca della Rai, perché altrimenti non venivano accettate, e c'erano insomma proprio delle disposizioni ferree. E quindi allora chi si occupava di musica, di commenti sonori, cominciarono a dire, beh allora facciamo dei dischi in modo che questi dischi vengano poi incamerati nella discoteca della Rai e possano essere presi e utilizzate per i filmati, e quindi poi c'erano i diritti d'autore che andavano a questi editori, che per quanto ci riguarda sono stati veramente degli antesignani. Naturalmente la cosa è andata bene anche per noi, per me in particolare, io ho fatto un sacco di programmi e ogni volta cercavo di mettere il più possibile musica jazz, perché è quella che mi piace di più. Poi dopo naturalmente ho fatto musiche di tutti i tipi, certo. Ormai mi ero specializzato. Ecco maestro, quello che le volevo chiedere è una curiosità in realtà, ma quanto dell'ispirazione proveniva dalla visione delle immagini o comunque dalla condivisione del progetto televisivo in questo caso, no? Nella composizione delle musiche, e quanto invece era una, come dire, applicazione del proprio stile o di comunque un proprio percorso musicale che in quel momento l'artista, il compositore stava vivendo, e adattarlo alle immagini che gli venivano proposte di commentare. Questo sì è un problema. Naturalmente io, siccome venivo dal cinema, dove per forza di cose tu devi entrare dentro il progetto del film, invece in televisione tutto è molto più superficiale, più semplice, meno approfondito, e quindi succedeva alle volte, io ho avuto anche parecchi scontri con pseudo registi diciamo TV, che non erano altro che funzionari Rai, quindi niente di che magari imponevano, ma qui si vede un filmato che corrono, ci devi mettere una musica che corre, no, io ci metto una nota lunga perché la situazione è drammatica, non è un cartone animato in questo caso. E quindi naturalmente poi c'erano i registi illuminati che dicevano, beh vabbè, è perfetto, sì, giusto, e quelli che invece insistevano, e io, siccome nel frattempo io sono anche giornalista, sono stato giornalista per 40 anni, ho fatto giornalista parlamentare, poi a un certo momento litigavo con questi funzionari, e quelli lì, se non altro per paura poi di ripercussioni nel loro interno mi davano ragione, però non è che io lavorassi per forza, certo. Ma è che naturalmente io venivo da una scuola di musica per il film, e quindi per me era una cosa quasi ridicola mettere le musiche così sotto la radio, delle cose. Poi naturalmente, siccome poi questo procurava anche delle entrate, perché non guastava, non sono mai andato dietro a questa cosa. A me mi piaceva, se c'era un documentario, un filmato, una fiction, allora non si chiamavano nemmeno fiction, in cui io avevo la possibilità di inserire delle cose jazzistiche, io ero felicissimo, indipendentemente da quello che me ne potesse poi venire in termini di riscontro economico. Senti Sandro, ascoltiamo un pezzo se ti va, e poi torniamo a parlare un altro pochino. Volevo far ascoltare Petting, questo brano che è stato poi pubblicato recentemente nell'album Superground. Sì.
che è un po' l'album che chiude la tua trilogia iniziata con Underground e Overground negli anni 70. È vero, sì, e beh, magari ne parliamo dopo che abbiamo sentito il brano, certo. Perfetto. Sandro Brondolini, Petting, Back at Jazz Club. Da Sandro Brunolini, Superground, un inedito, una prima edizione Four Flies Records dello scorso anno. Four Flies è l'etichetta di Pierpaolo, che abbiamo il piacere di avere ospite questa sera insieme a Sandro Brunolini, che è in diretta telefonica. Sì, però si tratta di brani che sono stati composti tra il 69 e il 70 da Sandro Brunolini, con un organico di suoi collaboratori di fiducia. Ricordavo Roberto Podio alla batteria, Angelo Baroncini alla chitarra, cioè il solito Vannucchi all'organo, no? Batterista della Modern, quindi io naturalmente ho sempre avuto a che fare con lui quando dovevo registrare qualche cosa, perché eravamo insieme nello stesso organico originario, che era quello della Modern Jazz Band, e quindi c'era Roberto Podio alla batteria. Poi la cosa particolare di questo disco, che abbiamo anche un po' assemblato insieme nel corso degli ultimi anni, è il fatto che ci sono delle tracce i cui nomi evocano, richiamano in qualche modo l'eccidio di Charles Manson del 69. Quella fu una cosa che colpì molto l'opinione pubblica. Io poi, nella mia collaterale versione di giornalista, ho tentato di dare i nomi ai miei pezzi sempre con qualche riferimento a dei fatti invece giornalistici che nel frattempo erano accaduti, e così avevo anche
l'opportunità di, diciamo, storicamente catalogare il pezzo stesso, perché con un titolo specifico, avvenimento accaduto, praticamente il pezzo già dava di sé il periodo in cui era stato composto. Diciamo che era un momento in cui, appunto, proprio sull'onda della produzione della musica per il commento cinematografico e televisivo, in qualche modo quello che oggi si chiama il tag, no? Cioè indicizzare il contenuto che oggi viene fatto sui social, veniva fatto direttamente nel titolo del brano, in modo tale che fosse immediatamente ricercabile e abbinabile a un, determinato tema. Proprio così, infatti in tutti i dischi, diciamo proprio quelli di sonorizzazione, io ne ho fatti tantissimi per diverse library, a cominciare proprio dalla RCA, che era ovviamente la più importante, però insomma poi ce ne sono state molte che hanno fatto musica soltanto per commenti sonori, e io davo sempre questi titoli che avessero una spiegazione di se stessi, siccome si riferivano a avvenimenti accaduti nel tempo, e quindi in sostanza facilitavano anche la possibilità che fossero poi utilizzati per un filmato che in qualche modo rappresentava una situazione analoga, ecco. Quindi dava un'ulteriore facilità. Questo pezzo che avete messo prima, che è Betting, sì. Ecco, che è Betting, fa parte di un documentario che era La Vice Quadrata di Tre, di Pino Zac, ecco, per esempio. Pino Zac, non a caso, Pino Zac insomma è stato un disegnatore, un umorista, una persona fantastica, veramente. Io ne ho un ricordo, intanto lui mi chiamò, faceva un film in Cecoslovacchia a Praga. Mi chiamò, che allora era quasi una cosa incredibile, ci devi venire tu a farmi le musiche, dico ma vengo lì, dici no, sta tranquillo, organizzo tutto quanto. Era un appassionato di jazz in una maniera smodata, e quindi lui mi ama, tutti i filmati di Pino Zac sono con musica mia. Si era proprio appassionato della musica che facevo io, e quindi io con lui potevo veramente, lui veniva lì in sala di registrazione, diceva perfetto così, dico ma guarda, se c'è qualche cosa dimmela, insomma, dice no, è perfetto, era innamorato, un fan, e purtroppo se n'è andato presto, veramente. E io ho fatto una decina di documentari con Zac, più il film Un amore a Praga, che io ho registrato a Praga con l'orchestra di Praga. Non ti dico, io oltretutto io ero, diciamo, molto anche preoccupato, perché insomma lì ci sono musicisti di altissimo livello, quindi non è che io mi presentavo come un jazzista, invece erano tutti interessati. Mi ricordo che c'era quello dell'orchestra lì, Sinfonica di Praga, che suonava il sax alto come lo suonavo io. E naturalmente con la tradizione, non ti dico quello che era, come diceva, ma come si fa a suonare in quel modo? Dico io, come in quel modo? Lui suonava 10 volte molto meglio di me, voleva sapere come si faceva a suonare il jazz. Guarda, veramente delle cose incredibili. E gli hai dato una lezione, dai. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere prima di lasciarti è L'uomo dagli occhiali a specchio, che è un'altra tua colonna sonora, per questa volta uno sceneggiato Rai del 73. Cosa ti ricordi di questa colonna sonora altrettanto bella e ricercata, e soprattutto difficile da trovare oggi? Il disco è davvero introvabile. È stata una cosa, intanto perché era stata musica originale composta proprio espressamente su commissione della Rai, il che non capitava spesso, perché di solito uno ci andava per tramite il regista, insomma, invece proprio mi chiamarono per fare questa, le musiche di questa, e in questo film era un filmato in due puntate,
però è bello, un giallo, un svolgimento a Venezia con anche delle scene piuttosto belle, devo dire. E quindi mi sono venuti dei temi belli, uno si chiamava La notte muore, sì. Che io poi ho rifatto in varie versioni, naturalmente, perché anche lì era, non è che potesse, il sapore era tutto sempre jazzistico, però naturalmente poi c'erano dei larghi, delle cose, insomma, tutto sommato questo telefilm giallo ha una sua caratterizzazione abbastanza jazzistica, nonostante che appunto non fosse fatto con quell'intento. Erano anche gli anni dei film di Dario Argento in cui il giallo italiano, certo, insomma, stava vivendo il suo momento. Sì, c'è da dire che io già incominciavo, anche se ancora siamo, io mi sono sempre occupato di andare avanti con gli esperimenti di musica. Già io negli anni 60 facevo delle musiche concrete con la macchina da scrivere, la macchina da cucire, lo sciacquone dell'acqua, perché mi era capitato di dover fare le musiche di un documentario in cui ci voleva musica concreta, e quindi io mi ero, diciamo, abbastanza specializzato anche in quella cosa. È chiaro che poi negli anni, 20 anni dopo, quando è cominciato ad arrivare tutto il sistema digitale, insomma, quando sono entrati i computer, io sono stato uno dei primi. Io le prime musiche fatte completamente da solo, cioè senza l'intermediario dell'esecutore, direttamente quindi dal cervello fino alla realizzazione pratica del prodotto musicale, io sono stato qui veramente proprio uno dei primi, uno dei pionieri, senz'altro. La musica la fai tu o la fai il computer, capito? Queste sciocchezze che si sentivano dire, e il computer, chiaro, è come la matita con cui, certo, trovano, uno strumento, il computer è un mezzo, però non lo faceva quasi nessuno. Quindi io da allora ho capito che c'era la possibilità di fare musiche con altri sistemi, e da allora poi io continuo a fare musica direttamente digitale. E credo anche che questa capacità di variare così ampio spettro nell'ambito musicale, e dal jazz appunto all'ibridazione con la musica concreta e l'elettronica, le ha consentito, maestro, di essere ancora oggi, diciamo, al centro dell'interesse, del rinnovato interesse per questo gusto anche vintage, no? Di questa prima elettronica, sì, d'avanguardia. È vero, infatti ancora quello che mi fa più piacere è che proprio i giovani in un certo senso mi hanno riscoperto, ecco, ne sanno più loro, dicono no, ma quel disco lì è prima di quando tu avevi fatto, è vero, cioè ci sono delle cose che ho scoperto io stesso a questa età abbastanza notevole, diciamo, ho 88 anni, quindi insomma, la cosa... Ma anche perché avete fatto delle musiche straordinarie che hanno superato il tempo, sono arrivate fino ad oggi e suonano ancora freschissime. Perché per tanto tempo ci siamo sentiti isolati, jazzisti sono sempre o quelli con la puzza sotto il naso, proprio tutto il contrario, oppure quelli che devono sempre imparare come si fa, oppure quelli che sono una piccola elite. E però se poi vai a sentire un pezzo di Davis, per non parlare degli altri, Duke Ellington, insomma tutta la storia del jazz, io poi ho fatto anche il critico musicale, quindi tre vite in una, Sandro, il compositore, il critico, il giornalista. Io non so dove trovavi il tempo, maestro, per dormire. Quello era tante volte non dormivo mai, perché poi il giornale si finiva alle 3. Io andavo a casa, mi mettevo al pianoforte, ecco, perché c'era la registrazione alle 9 della mattina. Quindi, insomma. Maestro, ancora grandi complimenti e davvero grazie per essere stato nostro ospite e testimone della sua storia. Che ci sia della gente che apprezza così come fate voi il jazz, mi riempie di gioia e di orgoglio. Diffondiamo e ti lasciamo con questa traccia da appunto l'uomo dagli occhiali a specchio, Tallonato.
Grazie Sandro. Sì, sì, è quella jazzistica. È fantastica, è la più jazz del disco, probabilmente. Come no, qui siamo nel periodo del free jazz, la new thing, si diceva allora. Esatto. Arrivederci, maestro, buonasera. Grazie ancora. Ciao, grazie. Sandro. Di nuovo. Backyard Jazz Club with Fabrizio Montini. Jazz Club with Fabrizio Montini. We'll be right back.
Dino Pianate, Oscar Waldambrin, Sigma Pop. Qui siamo... siamo sempre in ambito sceneggiati. Abbiamo sentito prima Tallonato di Brugnolini, dall'Uomo dagli occhi alle specchio, sceneggiato giallo del 72, e questo invece è un brano tratto dalla colonna sonora di un altro sceneggiato, Serata al gatto nero del 73, del quintetto Piana Valdambrini, cioè il top del jazz italiano di quell'epoca, di quegli anni. Dino Piana, trombone a pistoni, Valdambrini, tromba, erano veramente i top, la creme della creme dell'orchestra del Rai, perché poi erano entrambi interni organici Rai. L'abbiamo citato e l'abbiamo poi ricoperato all'interno delle tracce selezionate per la playlist, Giovanni Tommaso, sì, bassista fantastico, ospite qui al Backer Jazz Club, anche lui insomma ha dato il suo forte contributo con una serie di album di impronta jazzistica in ambito library televisive. Questo che andiamo a sentire è In Definitive Atmospheres. Backer Jazz Club, Giovanni Tommaso. Disco di Giovanni Tommaso che davvero non conoscevo, In Definitive Atmosphere del 1970, e qui con Franco D'Andrea al pianoforte e Steve Lacy al sassofono, trio formidabile per un disco sconosciuto che in tempo reale vi possiamo dire che se lo volete cercare su Discogs ce ne sono due in vendita a 700 euro l'uno. Niente, praticamente il vizio che volevate concedervi. Un reddito di cittadinanza, insomma, quindi spendetelo bene. No, andiamo avanti, il brano che stiamo per ascoltare costa forse anche di più, perché è un Alessandro Alessandroni, il brano si chiama Jazz a Calcutta. E comunque Alessandroni aveva veramente una vena, diciamo, come dire, esotica, perché oltre all'Africa... No, Alessandroni era un eclettico, polistrumentista, faceva veramente di tutto, e lo faceva molto molto bene, sentite. Jazz a Calcutta, Alessandro Alessandroni al Backer Jazz Club. We'll be right back.
maestro Alessandro Alessandroni in questo jazz a Calcutta, dove riesce a unire questa come dire, ritmica incessante che sembra quasi presa dalla blaxploitation insieme a questi strumenti tradizionali indiani. Ma è jazz. E poi tra l'altro la cosa interessante di Alessandroni è che fu uno dei primissimi in Italia a portare il sitar insieme a Bruno Battisti D'Amario. Fu il primo chitarrista a portare il sitar in Italia sulla lezione di George Harrison, che lo prese a Ravi Shankar, lo utilizzò nel disco dei Beatles Revolver. Certo. Subito dopo, nel 67-68, anche da noi in Italia, Bruno Battisti D'Amario e Alessandroni presero il sitar e lo utilizzarono nelle colonne sonore. Diciamo, lo adattarono al suono pop di quegli anni. Esatto. E invece Santucci e Scoppa? Adesso sentiremo anche un altro brano. Siamo veramente viaggiando su questo jazz oscuro molto molto deep. Il brano infatti si chiama Deep Look ed è tratto da un album che si intitola Looking Around, ed è un disco pazzesco che io vorrei e cerco da una vita ma non troverò mai, già lo so. Deep Look, Santucci e Scoppa al Backyard Jazz Club. Backyard Jazz Club with Fabrizio Montini. Thank you.
combo formidabile, quello formato da Bruno Tommaso al basso, Franco D'Andrea al pianoforte, entrambi amici qui del Back Jazz Club, Bruno Bireco alla batteria, Claudio Budassi sound engineer, e i due diciamo artisti accreditati, Enzo Scoppa e Cicci Santucci. In questo Looking Around abbiamo ascoltato questa traccia, appunto Deep Look, che con cui inizia l'album, delle atmosfere davvero molto noir. E qui proseguiamo con il maestro Piero Miliani dall'album Temi descrittivi per piccolo complesso, formazione che vede Oscar Valdambrini al flicorno, Dino Piana al trombone, Enrico Pierannunzi al pianoforte e piano Fender, Bruno Tommaso ancora al basso acustico e lo stesso Piero Miliani al Moog. Il brano si chiama Riflessi. Specchia Jazz Club with Fabrizio Montini. Maestro Piero Miliani, di cui abbiamo anche avuto ospite in questo programma la sorella, che salutiamo e che ci ha portato tutta la testimonianza di un grande artista qual è stato. E devo dire che questo brano davvero bello che ha scelto Pierpaolo porta anche questi suoni di Moog che erano davvero originali per l'epoca, suonati dallo stesso Miliani, che poi si fondono con il piano e il Fender Rhodes di Enrico Pierannunzi. Disco straordinario, Temi descrittivi per piccolo complesso 1976, e constatavamo che non costa neanche tantissimo, cioè è uno di quei dischi che ci si può permettere, quindi dai, da 750 a 75, adesso se siete appassionati ce la potete fare, ce la possiamo fare. Un amico del Back Jazz Club e delle playlist con Pierpaolo è senz'altro Lesiman. Sì, non manca mai nelle playlist che mi trovo a comporre, perché era veramente secondo me un musicista straordinario. Lesiman era lo pseudonimo di Paolo Renosto, musicista di altissimo lignaggio e che si è trovato per necessità alimentari, come tanti della sua generazione, a praticare la cosiddetta library music, ma con degli esiti veramente clamorosi. Il brano che andiamo a sentire si intitola Controcorrente ed è tratto da uno dei suoi capolavori, che era l'album Here and Now. Becchia Jazz Club with Fabrizio Montini. Thank you.
Nostro in arte Lasiman, lui era anche membro del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza e aveva utilizzato questa tecnica sofisticata per l'epoca dell'overdubbing, insomma un trucco della sala di registrazione, chiamiamolo così, per dare un tocco del tutto peculiare a questi suoi dischi dalle forti tinte psichedeliche, Here and Now volume 1 e 2, che appunto vedevano Lasiman al piano acustico, elettrico, sintetizzatore. Gli altri membri della lineup non sono noti, non sono conosciuti come spesso capita per queste edizioni. Sono conosciuti invece i membri che hanno suonato della lineup che ha suonato il disco Pop Parafrenia, accreditato ufficialmente a Oscar Rocchi e a Franco Godi, ma sappiamo da fonti certe che alla batteria c'era un tale Tullio De Piscopo. Era il 1973, siamo sempre in ambito Library Music, e questo è uno dei brani più jazz, più interessanti secondo me di quel frangente in particolare. Oscar Rocchi, Wild Night Flight. Backyard Jazz Club with Fabrizio Montini.
per la serie I dischi che non esistono, perché questo effettivamente ce l'ha solo Pierpaolo. Pop Parafrenia, Rocchi, Godi, Chiarosi, disco del 1972, incredibile, una registrazione fono video e che altro, non so. Beh, Chiarosi intanto era lo pseudonimo di Rocchi. Okay. È bello che questi dischi si firmavano col nome vero e col nome col nome finto, per non si sa, vabbè, questioni, misteri della pseudonomistica della library italiana. Qui siamo nell'ambito appunto library ancora e... rimaniamo sempre in ambito milanese. Rocchi era un pianista che ha lavorato molto di Firenze, che ha lavorato moltissimo a Milano insieme a un altro grande artista jazzista milanese che aveva uno studio appunto a Milano, che era Giancarlo Barigozzi, sassofonista e flautista, e con lui fondarono questo The Barigozzi Group, che diede vita a un album fantastico, uno dei veramente le vette insuperate della library italiana, che si chiama Woman's Color, e di cui ci andiamo a sentire Violet Lips. Violet Lips, The Barigozzi Group, al Beckett Jazz Club. Beckett Jazz Club with Fabrizio Montini. Giancarlo Barigozzi, questo disco straordinario Woman's Color, che già anche nella copertina, nelle tinte, fa già molto effetto retrofuturista, retro vintage, chiamiamolo così. Queste copertine sono tornate alla grande degli anni 90 in poi, insomma, come colori, come caratteri, come modo di interpretare. Giallo spinto proprio. Quando è tornata la cosiddetta easy listening o la lounge music, che in modo un po' retrivo ha recuperato alcune sonorità, però ha contribuito al rilancio che poi ha contribuito anche al rilancio di questo settore di musica. Era strano sentire nominare questa musica come lounge negli anni 90, perché era tutto fuorché lounge, cioè era musica di contenuto, non di arredamento. Di sottofondo, di arredamento, esatto. Se vuoi era jazz funk, la potremmo definire così,
diciamo che lì si era un po' mutuato il concetto che veniva da Washington, dove i Tivoli Corporation, che avevano in modo commerciale sfruttato certe sonorità, avevano messo su quell'etichetta che si chiamava Eighteenth Street Lounge, che era anche un locale Sì, di sì, sì. Washington dove loro suonavano, era di loro Beh, proprietà, grandissimi, sì. e quindi diciamo lounge è diventato un format Sì, e un poi è termine stato ombrello mutuato. dove sono finite anche le colonne sonore italiane. Oggi, per fortuna, abbiamo ristabilito le priorità. Pierpaolo, per me è stato come sempre un piacere averti qui ospite al Backyard Jazz Club. Spero di ritrovarti presto con altri ospiti. Un Grazie, lo è stato anche per me. Lavoreremo per una terza puntata. Già stiamo lavorando, in ospite realtà. Di di peso che non possiamo peso, di annunciare. peso, di peso. Pierpaolo. Chiudiamo con questo group meeting. Uscì questo disco Day Break a firma Group Meeting. Un altro di questi nomi che misteriosi che racchiudevano chissà quali musicisti. Sappiamo solo che le musiche erano accreditate a un tale Marc Abreu, pseudonimo di Luigi De Filippi, figlio di Oronzo De Filippi. Però Oronzo De Filippi è un altro grande musicista di library e di colonne sonore italiane. Vai a capire però se effettivamente queste musiche chi le ha composte, chi le ha suonate, perché dietro questo giro di pseudonimi e di prestanomi davvero si perde poi il nesso. Quindi, misteri della libreria italiana. Da Pierpaolo De Santis e da Fabrizio Montini. Buon jazz a tutti, qui a Backyard Jazz Club. Ciao. Backyard Jazz Club with Fabrizio Montini.
Till next time. From Becca Jazz Club.